Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come scaricare e usare i lower third, scusate l'inglese, praticamente servono i terzi inferiori, sia i titoli in movimento, su Adobe Premiere. Volevo ringraziare Chuck Previtube, che mi ha chiesto appunto se sapevo come si faceva a usare in Premiere appunto questi titoli in movimento. Quindi lo ringrazio, vi lascio anche la sua pagina in descrizione, in modo che se volete andare a vedere il suo canale, insomma, potete farlo. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e passiamo al tutorial. Allora, io ho aperto il mio Premiere, ho importato un video qualsiasi e adesso vi faccio vedere come andare a inserire appunto questi titoli. Innanzitutto, qui sopra, andiamo in grafica e come vedete si aprirà qua di fianco questa finestra dove all'interno, di default, già Premiere da alcuni anni, non da molto, ha inserito alcuni esempi che si possono utilizzare, no? Tipo, se andiamo a vedere questo qui, vedete, qua ci dà questa preview dove noi comunque, andando su modifica, selezionando appunto il titolo, possiamo andare a modificare tutti i parametri, ossia cambiare il testo, andare a cambiare, non lo so, la posizione, i colori, insomma. Qui di fianco abbiamo tutta una serie di opzioni per andare a interagire su questa scritta. Nel caso però volessimo importarne di nuovi, la cosa da fare è trovare un sito dove scaricarli gratuitamente. Ce ne sono diversi, ora ve ne farò vedere uno per lo specifico, questo qui che io ho trovato, ne ha diversi, vedete, vabbè, questi sono però sono a pagamento, però tutti questi sono completamente gratuiti, quindi vi basterà cliccarne su uno. Qui oltretutto vi dà anche la preview di come viene il titolo, fate download, lui ve lo scarica ed ora vi faccio vedere, comunque anche questo ve lo lascio in descrizione, per andare, una volta scaricati, per andare a inserire di nuovo vi basterà andare qua sotto dove c'è installa modello di grafica animata, selezionate appunto la cartella dove l'avete scaricato, il formato sarà questo qua, un nome impronunciabile, comunque va bene. Non vi basterà altro che selezionare, fare apri e lui ve lo inserirà direttamente qui sulla vostra barra laterale dove ci sono gli altri. Quindi lo prendete, lo importate. Naturalmente mi dirà adesso che ci sono dei font mancanti. Come vedete manca questo font. Adesso nel caso quelli che ho scaricato io, se andiamo a vedere, torno indietro, io ho anche i font da installare, comunque poco male, cioè lui, se non avete il font, ve ne dà un altro di default, quindi non c'è problema. Quindi questo è il nostro titolo e stessa cosa se vogliamo andare a modificare, andiamo in modifica, selezioniamo il nostro titolo, qui possiamo andare a inserire, io adesso scrivo una cosa a caso, in questo modo, e come vedete qui vi dà il vostro testo animato. Potete cambiare anche il colore della linea volendo, se lo metto rosso me lo dà rosso, andare a ingrandire o diminuire la scala, insomma questi bene o male sono i parametri che ci dà questo tipo, dopo ognuno ha il suo, tipo anche questo è uno che ho scaricato, che ho installato, se lo vado a mettere qui, vabbè, mi dice che ci vorrebbe questo font, io non l'ho installato, comunque me ne dà uno lui. Anche questo, vedete, compare questo pallino verde
che sicuramente andando in modifica, esatto, uno può andare a cambiare le varie colorazioni. Se io vado a mettere rosso, poi andiamo a mettere un rosso un po' più scuro, un altro ancora un po' più scuro, lui partirà dal rosso e mi darà la scala di rossi, esatto, qui stessa cosa. Qui andiamo a scrivere studio 72 tutorial e come vedete ci dà la grafica. Ripeto, ce ne sono di moltissimi. Io adesso vi lascio in descrizione sia il sito che vi ho detto prima, che è questo qui, sia quelli che ho scaricato io, così potete subito fare delle prove. Comunque di default ne dà anche qui già Premiere, tipo ce ne sono anche di davvero carini, tipo questo è schermata stile calcio, ora me lo dà lentissimo perché dovrebbe fare il rendering, oltretutto col programma per registrare mi si impalla il computer. Comunque questo è quanto. Ho fatto anche un altro tutorial su come inserire i titoli, quindi come funziona la parte del modifica, quindi andate a vederlo, vi lascio anche quello in descrizione in modo che così potete approfondire meglio il discorso. Io torno a ringraziare Chuck Pravitub, spero di aver detto bene il nome. Comunque andate a visitare la sua pagina e anche voi se avete una qualche richiesta chiedetemela pure, che purché possa e purché ne sappia naturalmente vi farò vedere. Per questo tutorial è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto, lasciate un like al video, commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!